Salve e benvenuti a questa terza puntata di Evolving Pillole, che apriamo con una notizia che secondo molti è stata l'apertura della prossima campagna elettorale, il comizio del nuovo PC in Piazza della Repubblica di domenica scorsa. Parte la Casa delle Idee a proporla il Massimo Caiello, leader del nuovo PC, nel corso del suo comizio di domenica scorsa in Piazza della Repubblica Deboli. Si tratterebbe in pratica di un confronto di associazioni che si trasformeranno in liste civiche alle prossime elezioni comunali previste per il 2015. Caiello non ha mai rinunciato alla sua ambizione di divenire il primo cittadino. Numerosi gli stati lanciati contro l'amministrazione Melchionda. Evoli, secondo Massimo Caiello, è una città dove contano solo il voto di scambio, le poltrone per gli assessori senza lavoro e i favori alle ditte amiche. Consiglieri comunali comprati, posti in giunta venduti, gestioni ed assunzioni clientelari rendono avvilente la presenza in consiglio comunale. Ed ancora, in fila ai seggi delle primarie del PD, sempre secondo Caiello, ci sono parenti e amici delle ditte che hanno i lavori pubblici in assegnazione diretta. Queste sono alcune delle gravi accuse lanciate dal consigliere provinciale e capogruppo del nuovo PSI nel corso del comizio. In proposito, vi proponiamo alcuni spezzoni audio accompagnati da immagini riguardanti l'evento e da immagini di repertorio. Chi vuole investire in quell'area deve andarsi a fare un giro e di rendersi conto del degrado, dell'abbandono, delle povere prostitute sfruttate dai magnacci, di una presenza non tutelata e mancanza totale di sicurezza in quel territorio. Ma chi viene ad investire così? Ma chi viene ad investire? Ma chi volete prendere in giro? Ma quali sono le idee di programmazione reale sulla sicurezza, sulla tutela e sulla salvaguardia della litorale che avete attuato in questi 9 anni? Zero assoluto. C'è un rischio che corre l'ISIS e che dobbiamo fare in modo che questo non accada. Il rischio che corre l'ISIS è che non potrà avere l'accreditamento perché manca l'agibilità. Il sottoscritto alle commissioni tecniche con i riferimenti dell'ISIS ha più volte invitato loro e l'amministrazione a indicare delle strutture pubbliche e private a deboli, temporanee, in attesa di dare a loro la possibilità di trovare una soluzione definitiva, affinché si tutelassero le forze lavoro dell'ISIS, si tutelassero i pazienti e le loro famiglie. Questo sindaco perde tempo. In 9 anni non ha avuto il coraggio e non ha avuto la capacità di trovare una soluzione definitiva sulla questione dell'ISIS. E questa è un'altra debolezza di quei politici di quattro soldi che non hanno la capacità di portare a compimento, cosa che poi la dovrebbe anche riguardare personalmente, visto che è stato amministratore per tanti e tanti. Ha parlato anche della multiservizi, quasi fallita, sostiene Caiello, per le 70 assunzioni fatte a ridosso delle elezioni, per le fatture raddoppiate e per i misfatti penali che il nuovo PSI rivendica di avere denunciato alla Procura della Repubblica e alla Guardia di Finanza. Nel corso dell'intervento in Piazza della Repubblica, seguito da un folto numero di persone, il consigliere Ennio Ginetti ha preannunciato le sue dimissioni dal Consiglio Comunale. Al suo posto subentra l'ingegnere Mario Domini. Interessante infine è stata la descrizione che Massimo Caiello ha fatto circa la vendita degli immobili di proprietà del comune assegnata alla Evoli Patrimoni, la poltrona che scorta, aggiungiamo noi. È stato contratto un mutuo con il Monte dei Paschi di Siena, dice Caiello, la banca del PD, che ha ipotecato beni immobili del comune per 8 milioni di euro, immobili che rischiamo di perdere perché finora il comune non è riuscito a pagare nemmeno gli interessi del debito. Ancora Caiello lascia adombrare per mera ipotesi un fallimento guidato dietro la vicenda dei lavori sospesi per i parcheggi in piazza Animo. E sempre Massimo Caiello, come avete ascoltato, ha parlato anche del centro ISIS, che in questi giorni si è trovato al centro di un vero e proprio giallo. Infatti, giovedì 16, la stampa riferiva
che a denunciare con un esposto alla Procura della Repubblica di Salerno e di Napoli l'inadeguatezza e la pericolosità della struttura che ospita il centro di riabilitazione per portatori di handicap ISES in piazza Pendino sarebbe stato il Comitato Edilizia e Lavoro. Il presidente Mario Rega avrebbe sostenuto nel suo esposto che l'immobile non ha i requisiti previsti dalla legge per svolgere la sua funzione e avrebbe snocciolato un lungo e dettagliato appello. Le finestre ed i balconi della clinica sono sbarrati da grate di ferro, i servizi igienici non corrispondono agli standard normativi, lo stabile è parzialmente abusivo. Già i NAS dei carabinieri avevano effettuato un'ispezione anni fa, ma nonostante la presunta presenza di queste macroscopiche carenze, la vicenda non ebbe un seguito giudiziario. Il giorno dopo, venerdì 17, lo stesso presidente del Comitato Edilizia e Lavoro smentisce di avere mai presentato un esposto alla Procura della Repubblica contro l'ISES. Non ho mai presentato un esposto contro l'ISES, sostiene Rega. È stata utilizzata la mia identità e del Comitato Edilizia e Lavoro in modo illecito. Sono disponibile a sottopormi alla perizia calligrafica. Chi ha abusato del mio nome e di quello del Comitato dovrà risponderne penalmente. Posso solo immaginare, aggiunge Rega, chi abbia strumentalizzato la vicenda. Non faremo mai un atto che possa portare al licenziamento di 100 persone, quante sono i dipendenti del centro ISES. C'è qualche politico senza scrupoli, conclude Rega, che vuole cavalcare la vicenda in modo subdolo e via. E il cantiere Evoli comincia a creare problemi. I commercianti sono indignati per i lavori di riqualificazione. E in particolare sono indignati per la contemporaneità dei lavori in via Umberto Nobile e in via Buozzi. Un dedalo di deviazioni impedisce agli esercenti il normale svolgimento delle loro attività. Un ulteriore contributo di nervosismo per i commercianti del centro cittadino che già soffrono per la concorrenza del centro commerciale Le Bolle. E proprio a proposito di questo argomento, ed il caseificio Rosaria è prigioniero del cantiere di via Buozzi. È circondato dalle ruspe e dagli strumenti di lavoro e questo dura da 3 mesi. Nicola Larocca, il titolare del caseificio, non ce la fa più e denuncia alla stampa il suo disagio. Non discute il merito dell'intervento di riqualificazione in via Buozzi, ma afferma che da 3 mesi è sequestrato in casa. La mia azienda, continua Larocca, è isolata e difficilmente raggiungibile dai clienti. Il titolare del caseificio ha chiesto alla ditta che esegue i lavori di liberare almeno l'ingresso secondario. Mentre loro tergiversano, io resto con il cancello chiuso e l'azienda assediata. Una vicenda che ha del grottesco. Il Consiglio regionale della Campania approva una richiesta presentata all'ordine del giorno che invita Caldoro ed il presidente della ASL Salerno Antonio Squillante a riconsiderare l'idea della collocazione di un ospedale unico per la piana del Sele a Battipaglia che penalizzerebbe gli abitanti delle zone interne. La richiesta porta la firma dei consiglieri regionali Baldi, Valiante, Pica e Zara ed è il frutto dell'incontro dello scorso 3 gennaio che si è tenuto nell'aula consiliare di Rocca d'Aspide per illustrare le proposte di riorganizzazione dei diversi enti ospedalieri della zona. E continua il calvario della multiservizi, una storia che comincia a somigliare all'accanimento terapeutico per un malato in coma. È andato a vuoto l'incontro previsto per martedì scorso sul comune tra sindacati e società. La proposta avanzata dall'amministratore unico Sergio Antonini, con l'avallo dell'amministrazione comunale, prevedeva una decurtazione dello stipendio dei dipendenti del 30%. Una soluzione che però non piace ai sindacati che dopo 2 ore hanno interrotto le trattative. Questa situazione di impasse potrebbe portare la società a pagare gli interi stipendi a fine mese, ma mancano i quattrini. I sindacati chiedono che la società acceda alla cassa integrazione in deroga per 6 mesi.
classica di botta e risposta ha caratterizzato l'andazzo delle istituzioni giovanili legate al territorio comunale di Empoli. Da una parte il presidente del Forum della Gioventù, Gino Monaco, e dall'altro l'assessore alle politiche giovanili Massimiliano Latrigna insieme al presidente del Consiglio Comunale, Luca Sgroia. L'oggetto del contendere sarebbe il lassismo dell'amministrazione Melchionda rispetto alle problematiche giovanili. Il ritardo con cui si risponde ai progetti Erasmus. Volano gli stracci però anche sulle recenti iniziative natalizie. Monaco si chiede perché siano stati stornati dei soldi pubblici per un'iniziativa al centro commerciale Le Bolle, che è una struttura privata. Interviene nella bagarre anche l'ex coordinatore provinciale dei giovani, Dario Landi, che tira in ballo il presidente del Consiglio Comunale, Luca Sgroia. Landi parla di una difficoltà del mondo giovanile politano a interfacciarsi con la pubblica amministrazione e tira in ballo appunto il presidente del Consiglio Comunale accusato di tergiversare in merito ad una seduta del Consiglio monotematico. E adesso una notizia che riguarda l'ambiente. Con l'inizio dell'anno purtroppo è ripresa la moria di trote nel fiume Sele, un fenomeno che si era già verificato lo scorso ottobre. Ha denunciato l'accaduto il presidente dell'ente Riserve Naturali Foce Sele, Tanagro, Monti, Eremita e Marzano, Maria Gabriella Alfano. Quanto accaduto rappresenta un indizio che non si tratta di un evento episodico, sostiene la presidente, ma che siamo in presenza di un fenomeno allarmante. La lettera di denuncia è stata inviata ai carabinieri, alla Guardia Forestale e alla Procura della Repubblica. Gli esami eseguiti dalle ASL e dalla ARPAC nel mese di ottobre stabilirono che la morte dei pesci era avvenuta per anossia e l'acqua del fiume aveva assunto una colorazione biancastra. Ora apriamo la pagina amministrativa. Sempre ad Empoli, tutti i proprietari di terreni ai confini della linea ferroviaria sono obbligati al taglio dei rami e degli alberi di alto fusto che possono causare danni alla sicurezza dei treni e dei viaggiatori. È quanto si legge in una ordinanza a firma del sindaco, avvocato Martino Melchionda. L'intervento si rende necessario soprattutto in questo periodo invernale in cui si stanno verificando eccezionali eventi meteorologici, ma anche per il pericolo di incendi. Ai trasgressori sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria. È stato stanziato poco meno di 1 milione di euro per la realizzazione del progetto del teatro sulla salita Ripa di Empoli. L'amministrazione l'ha reso pubblico sull'albo pretorio del comune. La strada per la realizzazione però è ancora lontana. Essa prevede nello specifico l'arredo della sala, la sistemazione dell'area esterna e il miglioramento funzionale del teatro comunale. Parte l'abbattimento delle obsolescenti strutture dell'ex pastificio Pezzullo. Solo un mese fa un muro fatiscente si era abbattuto sul parcheggio della vicina caserma dei vigili urbani, danneggiando seriamente alcuni mezzi. Saranno abbattuti i silos e il corpo di fabbrica principale. L'opera dovrebbe essere completata entro 70 giorni. Nuove nomine al comune di Empoli ad opera del sindaco avvocato Martino Melchionda. Si tratta di 5 donne, precisamente Anna Masci al servizio di segreteria generale, Gilda Viscido alle gare d'appalti, Cosimina Mauriello al servizio per gli asili nido, Lucia Fugione ai servizi scolastici, Teresa Neola al servizio sport, cultura, spettacolo, mediatica e biblioteca. Ce ne sono più? No, non ce ne sono più. E continua la saga, siamo passati alla cronaca, continua la saga dei furti del secolo, una saga tutta eburina. C'è una zona priva di videosorveglianza e di adeguata illuminazione, la zona Prato, che sembra prediletta da questi ladri. Una saga di furti straccioni che spesso portano danni più per le manomissioni che per gli oggetti del furto, come in questo caso nella dimora di 2 pensionati, sono stati rubati una impastatrice per cucina e attrezzi artigianali ed agricoli.
I mariuoli entrati dal retro si sono anche feriti, rovistando in garage e lasciando così diverse vistose tracce di sangue. In via Apollo XII invece in centro, una donna è stata derubata della borsa e degli oggetti personali. Si era allontanata dalla sua auto un attimo per citofonare quando il ladro si è introdotto nel veicolo rubando tutto quello che gli capitava tra le mani. La città purtroppo è piagata quotidianamente da questi fenomeni di microcriminalità. Abbiamo la pagina della politica. Nasce il nuovo centrodestra ad Empoli. A formarlo sono i consiglieri ex UDC Mauro Vastola ed Emilio Masala. Un nuovo escamotaggio del sindaco per effettuare l'ennesimo ribasso in giunta? Dalle dichiarazioni dei due non sembra proprio. Avevamo da tempo preso le distanze dalla centrosinistra dopo la devastante esperienza a Melchionda, dove ci siamo ritrovati in una maggioranza che non era quella uscita dalle elezioni del 2010, dove il programma condiviso era stato stravolto da nuovi obiettivi e nuovi interessi e dove le decisioni venivano assunte da poche persone. Ma con chi si schiereranno i fuoriusciti dall'UDC, ora NCD? Con il centrodestra o con il centrosinistra? A questa domanda i due rispondono: dobbiamo prima vedere i programmi, insomma prima vedere Cammello. Il circolo Sinistra Ecologia e Libertà di Empoli dice no alla proposta di continuità annunciata dal sindaco avvocato Martino Melchionda, che vorrebbe candidare il suo successore evitando le primarie del centro-sinistra. Le primarie sarebbero un indebolimento della coalizione, ha dichiarato il primo cittadino in un'intervista. Appare paradossale che chi fino a ieri si è avvalso delle primarie per consolidare il proprio potere venga oggi a dirci che è contro tale strumento per la scelta del candidato alla carica di sindaco. Noi chiediamo invece, si legge nella nota di SEL, una forte e netta discontinuità rispetto ai metodi, agli uomini e alle scelte programmatiche di questa amministrazione, la cui politica è stata carente sul piano economico, sociale e culturale. Si è concluso l'iter di elaborazione della proposta di regolamento per lo svolgimento dei referendum cittadini ad Empoli. Finalmente la conferenza del capogruppo ha deliberato il passaggio dell'atto all'attenzione del Consiglio Comunale, che si terrà con ogni probabilità il prossimo martedì 21. E quanto si legge in un comunicato dei Liberi e Riformisti per il PD di Empoli. Nello stesso si ricorda che questo è il frutto di un lavoro lungo e faticoso. Non è stato facile individuare i seggi, quantificare il numero di elettori. Si attende ora la convocazione ufficiale del Consiglio. I Liberi e Riformisti confidano che tutti i consiglieri comunali si adoperino per dare alla nostra città un valido strumento di democrazia diretta. Sempre i Liberi e Riformisti del PD ci inviano un altro comunicato stampa che riguarda due interrogazioni inerenti il servizio mensa e Palazzo La Francesca. Per quanto riguarda la prima, si è ottenuta per ora la nomina di una commissione di controllo composta dai funzionari del comune e da una rappresentanza di genitori. Ancora, i Liberi e Riformisti per il prossimo Consiglio Comunale presentano una serie di mozioni sul commercio e sulla crisi occupazionale, in particolar modo sulla presenza del centro commerciale Le Bolle, che ha messo in crisi gli esercenti del centro città. Il Movimento 5 Stelle di Empoli fa le pulci alle determine comunali ed in particolare l'impegno è la liquidazione del canone di locazione della scuola materna in località Casarsa e la liquidazione degli straordinari dei dipendenti della Sarim, la ditta che si occupa della raccolta differenziata. Secondo i grillini, i 14.000 euro corrisposti ad un privato per la locazione della scuola materna della Casarsa potevano essere risparmiati se solo si fosse reperita una struttura comunale. Ma se i beni immobili del comune sono quasi tutti ipotecati dalla Monte dei Paschi di Siena, aggiungiamo noi, come si fa? Per quanto riguarda la cifra di 6.047 euro e 40 centesimi destinati agli straordinari della Sarim,
I militanti del Movimento 5 Stelle vogliono capire quant'è il tempo necessario per smaltire i rifiuti e se non fosse stato il caso di destinare questa cifra ad altre 100 cose. Ma cos'è una determina comunale? È una voce di spesa che viene assunta dal funzionario responsabile del servizio a cui sono stati assegnati, attraverso una delibera, i fondi necessari per lo svolgimento delle attività. Passo adesso il testimone a Cosimo Avigliano per la sua rubrica sul sociale. Ci rivediamo dopo con l'angolo della posta e i saluti. Buona visione a tutti gli internauti ebolitani della prima puntata dello spazio che Eboli in pillole, spazio settimanale di informazione e curiosità inerente alla città di Eboli, dedica al terzo settore locale. In pratica ci occuperemo in pochi minuti di notizie connesse al mondo delle politiche sociali. Io sono Cosimo Avigliano ed ho il piacere di collaborare con la redazione di Eboli in pillole per quanto riguarda questo piccolo cameo. Ovviamente, considerata la ristrettezza dello spazio, potremo occuparci di pochi particolari in un settore che richiederebbe molto più tempo. Ma cercheremo di informarvi sulle notizie più importanti, aggiungendo a queste più in là la citazione degli atti trasmessi dal Comune in merito, in modo da informarvi su come si investe il denaro pubblico nella vostra città. A questo aggiungeremo un minimo di ironia, che non guasta mai, senza per questo oltraggiare la dignità e l'onore di nessuno. Andiamo avanti. Adesso con la prima notizia che ha catturato il nostro interesse. Niente soldi al piano di zona, insorge l'amministrazione comunale. Il piano di zona S3 conta gli spiccioli e fa appello alla Regione Campania affinché non interrompa i fondi destinati all'assistenza sociale. Eboli, comune capofila dell'ambito S3, ha firmato un documento ufficiale insieme ai coordinatori degli ambiti territoriali di Cava dei Terreni, Sapri e Ponte Cagnano, in cui si chiede di tutelare al meglio la qualità dei servizi essenziali in provincia di Salerno. Nello specifico chiedono che vengano comunicati con urgenza il riparto relativo alle risorse per il 2014 per i piani di zona, di procedere allo sblocco del fondo non autosufficienza per poter continuare a garantire l'assistenza domiciliare ad anziani e disabili e, inoltre, chiedono che vengano fornite tutte le indicazioni operative utili a non interrompere servizi essenziali per i cittadini per l'anno appena iniziato. In pratica, nonostante le già complicate condizioni in cui versano i servizi sociali ad Eboli e non solo, si rischia di perdere ulteriori risorse per i meno abbienti. Speriamo di cuore che ciò non avvenga e che si trovano le risorse per dare sostegno a chi veramente bisogna. Passiamo oltre e diamo spazio ad una breve notizia. Notevole riuscita della manifestazione del 6 gennaio in Piazza della Repubblica, organizzata dall'amministrazione comunale per celebrare l'Epifania e dare l'opportunità ai bambini di vivere un giorno di festa. Per l'occasione sarebbero stati attivati anche i tanto efficaci megafoni elettorali, dai quali sui canali di informazione, sui social network tradizionali, sono partite le classiche lodi di rito all'amministrazione, che fino ad oggi, dobbiamo dirlo, la maggior parte degli ebolitani davano per dispersa. Non potevano certo mancare i megafoni preelettorali, mancano pochi mesi al voto, quindi ogni occasione è buona per spendere un complimento nei confronti di chi dovrà bussare alla porta degli elettori, purtroppo. Alla fine ci siamo riservati un piccolo spazio per un nostro amico. Si tratta del primo cittadino ebolitano immaginario, il suo nome è Armando, il quale ci ha chiesto di chiudere ogni nostra puntata con una sua innocua riflessione. La prima delle sue riflessioni è questa. È un'esperienza personale
vissuta sabato scorso. Il concittadino immaginario era stato colto da una brutta influenza ed aveva bisogno di urgente dei medicinali per avviare i tanti dolori e far calmare la febbre. Purtroppo per lui, Armando, considerata la sua età avanzata e le scarse risorse economiche, non possiede un'auto. Purtroppo, per vari motivi, Armando non ha nemmeno disponibilità di amici o parenti che gli avrebbero potuto risolvere il problema. Dunque, non poté che coprirsi nel migliore dei modi ed avviarsi presso la più vicina farmacia per acquistare l'occorrente. Il concittadino immaginario, però, aveva dimenticato che il sabato ad Eboli le farmacie restano chiuse, tutte tranne una, quella di turno. Ovviamente, essendo poco fortunato, il nostro anziano amico raggiunse la farmacia più vicina, trovandola chiusa. Si informò sulla farmacia che sarebbe stata di turno dall'elenco mensile e scoprì che la sua sofferente passeggiata si sarebbe allungata di 2 chilometri. Una volta di ritorno a casa, dopo oltre un'ora di cammino, ad Armando venne da pensare. Ma per quale assurdo motivo, in un'epoca nella quale i negozi più inutili chiedono di restare aperti anche di notte, un esercizio commerciale tanto importante per la salute delle persone, deve avere 2 giorni festivi settimanali? Ad essere sinceri, a tale domanda non troviamo risposte. Certo è che tanto torto proprio non ha. Chissà quanti altri cittadini reali si sono trovati di fronte a questa piccola ma importante difficoltà. Ma lo spazio dedicato al sociale da Eboli in pillole finisce così, con le riflessioni di un cittadino immaginario sulle difficoltà che si possono incontrare in una comunità. Noi ci rivediamo la prossima settimana con nuove notizie, nuovi atti del comune e con nuove perplessità del nostro amico immaginario, Armando. Apriamo la posta di Eboli in pillole con una mail ricevuta dal professore Vito Pindorsi che riguarda una polemica apparsa su Facebook riguardante la fascia costiera. Sono apparse in questi giorni su Facebook, a cura di Eboli nella storia, alcune foto della fascia costiera accompagnate da sconsolati commenti. Si tratta dell'annosa questione della definizione dei confini tra Eboli e Battipaglia e dei diritti di proprietà di parte del demanio ricadente nel comune di Eboli. Gran parte dei commenti esprimono lo sconcerto e lo stupore per vicende poco conosciute che ancora oggi non hanno trovato una chiara definizione. Il professore Vito Pindorsi, che è presidente dell'associazione Eboli Nuova, è intervenuto in merito con un suo commento per dare delle informazioni e per esprimere il suo punto di vista. Ecco il testo. Per i livelli di responsabilità che ho avuto nel passato, Pindorsi è stato assessore nella prima giunta a Rosania, mi sento di divulgare qualche informazione ed esprimere la mia opinione sulla intera vicenda. Si tratta di una questione vecchia di 90 anni, nata in clima di sospensione della vita democratica, formulata in modo equivoco e senza possibilità di contraddittorio da parte dei legittimi rappresentanti del comune di Eboli. Difatti fu affidato a un solerte commissario nominato dal regime fascista il compito di far nascere il comune di Battipaglia, ritagliando parte del territorio di Eboli e di Montecorvino Rovella. È inutile dire che la suddivisione fu voluta e pilotata dai grossi proprietari terrieri della Piana, che andavano concentrando intorno allo snodo di Battipaglia i loro interessi di impresa e di autonomia gestionale. L'anomalia stava nel fatto che quell'operazione a tavolino fu gestita con l'ossequioso silenzio dei gerarchetti locali, che non solo non si opposero allo sfacello del territorio, ma consentirono tagli insensati. Per finire, visto che evidentemente non si poteva andare oltre, fu aggiunta una postilla che contemplava una presunta dote per il nascente comune, da ricavarsi nell'area del demanio comunale di Eboli. Fino agli anni 90, salvo pochi addetti ai lavori, nessuno aveva più memoria di questi fatti, perché in realtà non avevano avuto nessuna incidenza reale sulla popolazione.
con la legittimazione agli assegnatari privati delle quote a monte della Litorania, i terreni sono passati in mano ai privati e quindi il comune di Battivaglia non c'entra più niente. Per la restante parte demaniale, il comune di Eboli è legittimato a pianificare gli interventi. Allora mi dite, in quale modo si esercita un presunto diritto di proprietà del comune di Battipaglia? Con l'amministrazione Rosania furono fisicamente messi i picchetti, io c'ero, che delimitavano i due comuni, proprio per rinduzzare qualsiasi velleità di pretese che cominciavano a farsi avanti fra i gestori di riti collocati sul confine. Spalleggiati da famelici galoppini politici battipagliesi, testualmente il professore Vito Pindozzi, se oggi qualcun altro si mostra pavido o apparentemente asettico rispetto a questo problema, vuol dire che non è in grado di tutelare e rappresentare i reali interessi della comunità ebolitana. Una comunità esprime se stessa e le proprie attese attraverso un progetto politico, valuta gli amministratori per quello che fanno con i singoli atti amministrativi, ma anche e soprattutto se sono in grado di rappresentare i loro sentimenti e la loro anima. Io vedo in giro solo cinico calcolo, forse utile per reggersi a galla, ma non per dare alla nostra comunità la forza di rialzarsi e rimettersi in cammino. In conclusione, ricordiamo che chiunque voglia mettersi in contatto con la redazione o mandarci comunicati stampa può farlo scrivendo a ebolinpillole@gmail.com. Ed è tutto per questa lunga puntata di Eboli in Pillole, speriamo di non avervi annoiato. Ricordiamo che questo rotocalco viene trasmesso sulle nostre pagine Facebook Eboli in Pillole, da RDL, Radio Diffusione Libera, e dal nostro canale Justin TV. Un cordiale saluto da Luciano Bruno, ci rivediamo sabato prossimo.